Un incontro giudicato positivo praticamente da tutti, in quanto, come è noto, la posizione del sindacato è stata fin dall'inizio: non accettiamo ragionamento circoscritto agli esuberi, vogliamo ragionare di piano industriale. La delegazione del governo, con in testa il sottosegretario Gianni Letta e il commissario Fantozzi presente al tavolo, hanno accettato questa modalità di confronto da parte del sindacato ed avendo ricevuto solo ieri l'offerta da parte della compagnia aerea italiana, la nuova società, abbiamo deciso di riconvocarci giovedì pomeriggio, finalmente per entrare nei contenuti industriali del progetto. È il contorno di questi momenti così importanti, non aiuta certo il confronto, né gli ultimatum, né le minacce. Il confronto, per essere vero, deve essere articolato con i tempi giusti, deve avere il sindacato la possibilità di verificare i contenuti industriali, ma soprattutto il sindacato vuole esercitare il proprio ruolo anche, apportando suggerimenti e verificando i motivi per cui si fanno delle scelte invece che delle altre. Anche questo credo faccia parte un po' del corredo dei veleni che naturalmente ogni trattativa importante porta con sé. Nessun incontro segreto, c'è stata solo una comunicazione riguardo alla modalità della convocazione che sarebbe arrivata per i primi giorni di settembre. Così è stato, il 1° settembre c'è stato l'incontro. Nessuna trattativa segreta, anche perché trattative di questa importanza e di queste dimensioni così difficili non si riescono a svolgere in segreto. I contenuti del piano finisce purtroppo non sono ancora conosciuti da parte del sindacato. L'importante da parte nostra, a cominciare da giovedì pomeriggio, è trovare nel piano finisce i contenuti che ci aspettiamo e che rendano possibile un orizzonte di produzione per Alitalia. Questo sarà possibile verificarlo solo da giovedì, ma diciamo, i nodi fondamentali che ci aspettiamo di trovare in quel piano sono un perimetro aziendale in linea con quello delle compagnie maggiori nel mondo, e cioè un'azienda capace di offrire servizi sia di terra che di volo, soprattutto per quanto riguarda servizi importanti come l'assistenza ai passeggeri o la manutenzione degli aeromobili. E un investimento in flotta assolutamente necessario nel caso di Alitalia che guardi agli aeromobili di lungo raggio, perché il mercato di lungo raggio è quello che Alitalia nel corso degli ultimi 10 anni ha ridimensionato ed è una delle cause di sofferenza di questa azienda.